Buonasera amici di Olimpia Milano TV, amici del basket, si torna a giocare in Serie A. Una buonasera da Sandro Pugliese. Olimpia Milano che nell'ultima gara prima di Natale ospita al Forum di Assago la Enel Brindisi. Olimpia che vuole tornare a vincere in campionato dopo la sconfitta di Venezia e dopo le 10 vittorie consecutive di inizio stagione. Per iniziare la gara, Calnietis, Pascolo, Abbas, Dragic e Radulica contro la Enel Brindisi di coach Meo Sacchetti. E una buonasera al mio fianco a coach Dan Peterson. Oh, ciao Sandro Pugliese, amici sportivi, buonasera a tutti. Fallo subito nella prima azione a un gioco a due in panchina, ottimi giocatori per Milano come Kruno Simon, Rakim Sanders, Jamal McLean, quindi quintetto base deve rendere perché c'è in panchina gente capace. Da tre Calnietis prova a zannare subito la partita ma sbaglia il tiro dall'arco dei 6,75. Allora dall'altra parte subito Brindisi con il primo possesso. Carter contro Radulica, vuole provare ad attaccarlo con il movimento in post basso, un bel canestro del numero 4 della Enel. Semi gancio, ha cercato di andare con forza contro Radulica che non è facile, poi girata l'altra parte. Eccolo qua, la schiacciata di Miroslav Radulica, quei due punti persi in difesa, se li ha ripresi in attacco. E lui ringraziato, Abbas per l'assist. Di nuovo il pallone per Brindisi, che da questa stagione ha in panchina Meo Sacchetti, tornato nella sua Puglia nativa dopo tanti, tantissimi anni. Tanti, tanti anni, di grande carriera, ricordiamo ovviamente lo scudetto di Brindisi Sassari un paio di anni fa, un capolavoro micidiale. Moore con il primo pallone nelle mani del folletto della regia brindisina, riapre il possesso per il tiro da tre punti a segno di Matembaye, che è ampiamente il miglior realizzatore della formazione brindisina con 20,4 punti, giocatore nuovo per il nostro campionato, vice capocannoniere del nostro campionato. Quella solita alimentazione di Dragic, Radulic, taglia di Dragic, ripresa la palla, passaggio a mano consegnato e canestro facile. Gioco a due che vediamo da inizio stagione tra i due giocatori della ex Jugoslavia che si intendono a meraviglia da questo punto di vista. Ancora il possesso della Enel, Scott si butta dentro e va a prendere il fallo da parte di Calnietis con il nuovo possesso, 14 secondi della Enel. Un po' di fatica per l'Olimpia per tenere questi uno contro uno di questi giocatori molto energici. Ha speso due falli in due minuti Milano, quindi vuol dire tanti falli singolari, individuali e bonus tra poco per Brindisi. E adesso il terzo fallo su una penetrazione, questa volta Pascolo su Mbaye, che è sicuramente un cliente difficile per Dada. Pascolo che non ha giocato nell'ultima trasferta di Eurolega a Istanbul contro il Galatasaray un paio di giorni fa e nella gara di Venezia, purtroppo nella gara persa a Venezia, è stato tra i peggiori dell'Olimpia con un incredibile, dobbiamo dirlo, meno 18 di plus minus in solo 5 minuti giocati sul parquet. Sì, non da lui ovviamente, c'è un giocatore che io ritengo molto positivo, una mini flessione a questa parte della stagione per lui. Brindisi va 7-4, giocando molto bene finora. Calnietis in cabina di regia invece per l'Olimpia, duello con Moore tra giocatori che almeno si danno una ventina di centimetri tra di loro. Ancora Calnietis, piccherò centrale con Radulica che però è molto lento a tagliare, adesso però lo pesca Calnietis, fa saltare un paio di volte i giocatori brindisini e poi con tutto il talento che ha va a depositare con la mano sinistra. Buon mestieri sotto canestro, grande freddezza di Radulica, appoggiato recentemente, ha fatto qualche fatica, questa volta no. Goss, veterano del nostro campionato, arrivato da poco a Brindisi, l'errore di Goss al tiro, poi il rimbalzo lungo di Moore, allora di nuovo la palla nelle mani di Carter, l'errore, rimbalzo Pascolo, è lui che prova a alimentare subito la transizione veloce. Calnietis riapre il possesso nelle mani però di Brindisi che va fino in fondo con Phil Goss a depositare con la mano sinistra, step out di Abbas, regalo in questo caso della Enel. Assolutamente. Calnietis
per Abbas, di nuovo in punta, classico piccherò centrale con Pascolo che non riceve, Radulica lo vede, in qualche modo il pallone arriva da Pascolo. Tap contro il tabellone, sveglissimo Pascolo, prende la palla a segnare Milano, 8-7 più 1 Milano. Il pallone allora torna nelle mani di Brindisi, Milano che ritrova il vantaggio appunto sull'8-7. Come appena detto Moore, il post di Carter, ancora Moore, Radulica molto svelto di mani in questo caso, 4 secondi per andare al tiro, Radulica deve contenere Moore, step back, bel tiro e bel canestro. Molto bravo del piccolo Moore. 9-8 per Brindisi con l'invenzione di Nick Moore. E adesso il pallone ritorna nelle mani di Dragic, cambia su tutto, Brindisi nell'angolo, c'è Dada Pascolo col suo tiro, stranissimo, ma che va lì, il quarto punto della sua lui partita. Ha questo tiro, questo è il limite, 3 metri più o meno, va a 4 metri, un po' di fatica, però qualche volta piazza anche uno da 3. E allora si torna a tirare da 3 punti con l'errore al tiro di Mbaye. Calnietis per Radulica, ancora il dai e vai con Calnietis che ritorna a passare la palla a Radulica che realizza dalla media. Radulica in forma, qui era 6 punti già all'inizio di questa partita, non scherzando assolutamente, 3 su 3 se non sbaglio. 6 punti per lui, 4 per Pascolo, Milano punta tutto sui suoi lunghi, ancora Pascolo recupera il pallone, transizione veloce, pesca Dragic sotto e anche controllo molto del bene. Corpo per Pascolo che trova un assist, 14-9 Milano. E non niente, Milano va da meno 3 proprio a più 5, 10-2 parziale. Protagonisti lunghi biancorossi. 5 minuti al termine del primo quarto, stiamo scollinando la metà appunto del primo periodo, palleggio, arresto e tiro di Scott, il talento non manca dal punto di vista offensivo ai giocatori di Brindisi. Loro hanno diversi giocatori che sanno eseguire palleggio, arresto, tiro molto bene. Lo ha fatto vedere Moore, lo ha fatto vedere Scott, lo ha fatto vedere Mbaye e non dobbiamo scoprirlo da Phil Goss, mentre va a subire fallo Radulica che andrà in lunetta con 2 tiri liberi e poi sarà il momento di Jamal McLean. Primo cambio anche per Meo Sacchetti, Agbelese al posto del numero 4 Robert Carter Jr. Ho parlato un attimo con Phil Goss prima della partita perché hai visto lui a Roma, Varese, il giocatore conosciuto Venezia questo campionato e lui dice che con Sacchetti loro giocano briglie sciolte, c'è proprio piacere giocare. Sbaglia il primo tiro libero, una giudizia inusuale per lui. Lui è un bravo tiratore, generalmente dei liberi, il primo non va dentro, vediamo il secondo. 4:41 da giocare nel primo periodo, 1 su 2, questa volta raddrizza la mira e arriva il momento di Jamal McLean. McLean gli dà a Milano più mobilità, soprattutto con i cambi difensivi, un po' tipo diciamo Kyle Hines, tanto per dire. Moore con Mbaye, Milano accetta il cambio, c'è Pascolo sulle piste di Moore che gli spara la tripla in faccia senza paura, sfrontatezza comunque coach. Molta gente più alta di lui, 2 volte adesso. Adesso Pascolo si gira in qualche modo, bravissimo a tenere il controllo del perno, sbaglia, rimbalzo di McLean che riapre subito per Calnietis, c'è tempo per andare avanti con l'azione, 8 secondi, McLean 1-1 in post, vediamo come si gira, va a trovare il fallo del numero 24 Mbaye. Jamal forse ha insistito troppo, forzato troppo, però è premiato con 2. Bisogna anche avere un po' di comprensione. Lo rivediamo qui nel replay, accoppiato con Mbaye, ha provato a portarlo dentro e forse qualche palleggio di troppo per essere in area, ma alla fine gli è andato bene. Se tu palleggi la seconda volta in area i raddoppi ti piovono addosso come la pioggia. Realizza il primo tiro libero ridando un minimo di scarto a Brindisi che nel frattempo si era riavvicinata sul meno 1. Jamal 2 su 2, l'anno scorso qualche fatica a fare 2 su 2, quest'anno meglio. Stanno decisamente meglio il giocatore biancorosso.
Mbaye nell'angolo per Gosse, ancora Milano ad accettare il cambio, Dragic contro Mbaye che vuole avvicinarsi ancora di più, il raddoppio di McLean è pronto, sbaglia Mbaye, rimbalzo di Agbelese che va a realizzare qui, grande rimbalzo di Agbelese che era tagliato fuori e Milano non ha strappato questo rimbalzo, pagato caro. Eh sì, un po' di distrazione in questo caso per i biancorossi, ancora Dragic, il classico dai e vai, movimento banale ma efficacissimo. Guarda, vecchio come il basket, efficace come non mai. 19-16 per i milanesi, Goss contro Dragic, poi il ribaltamento a basso, lavora molto bene in difesa, quasi produce un recupero, poi Goss ancora per Agbelese nei pressi del canestro, questa volta è fuori, rimbalzo McLean che poi lancia subito Milano in contropiede, può andare fino in fondo il fallo di Nick Moore. Yeah, well, Jamal ha preso la palla, voleva far coast to coast, forse poteva passare la palla, Spangaro va in campo e anche per Milano, Raheem Sanders per Pascolo, Spangaro e Cardillo per coach Sacchetti, Spangaro giocatore che sta facendo la spola tra A1 e A2, ha esordito nella massima serie con Trento l'anno scorso a Verona, quest'anno è ritornato in Serie A con la maglia della Enel Brindisi. McLean ha un paio di tiri liberi ancora giocando con, quando tu subisci tanti palle vuol dire che sei attivo e aggressivo. Il ferro li sputa fuori la palla, 70% in stagione in Serie A per Jamal McLean che aveva iniziato ancora meglio perché tirava con l'85, poi le percentuali si sono un po' abbassate e in questo caso addirittura uno 0 su 2 in totale, un 1 su 4. Yeah, Jamal è proprio, è migliorato nella tecnica devo dire dall'anno scorso, però il risultato è quello. Bravo Dragic a mettere in difficoltà Spangaro, Sanders accetta il cambio, Cardillo contro Calnietis, vuole andare da Mbaye, accoppiato con Dragic, tiro di Mbaye, l'errore, bravissimo Calnietis a essere presente a rimbalzo, adesso Milano corre con Dragic che va in rovesciata sbagliando in questo caso, forse un leziosismo. Assolutamente. Spangaro cerca Agbelese ma McLean lì nega la ricezione, ancora Spangaro può andare fino in fondo, abbasca con un buon aiuto il giocatore, poi adesso in possesso di palla è Duran Scott che attacca bene ma lavora ancora meglio la rotazione della difesa di Milano, poi Sanders per Calnietis, briglia molto sciolto del gioco Milano, questo ritmo non è lucidissima e no, regala un altro possesso anche se poi l'ultimo tocco è proprio di Brindisi, due contro due, adesso Ricky Hickman viene dentro per Calnietis. Assolutamente, Calnietis ha sbagliato un paio di decisioni, forse Aspen Reppes dice vieni qua in panchino un attimo, vediamo cosa fa Ricky Hickman con tutta la sua grande esperienza. 1.54 al termine, brutta palla persa di Milano che provava subito ad attivare Hickman sotto canestro con il taglio dopo la rimessa, Spangaro proprio contro Hickman che vuole mettere un po' di pressione, Milano ancora un fallo da utilizzare prima di esaurire il bonus, malinteso Mbaye Agbalese e il pallone è dell'Olimpia Milano. Sacchetti parla con Spangaro un attimo, Spangaro se ho capito perfettamente coach. E allora il possesso ritorna ai biancorossi, più 3 per l'Emporio Armani, 19-16, quando sono passati 8 minuti e mezzo circa del primo periodo, in punta McLean, infrazione di passi. Assolutamente. E sono d'accordo con la un momento di blackout in attacco per Milano, un paio di contropiedi bruciati, adesso esce Dragic, entra Fontecchio, quindi sostanzialmente Milano ha tranne Abbas tutti i panchinari in campo, Abbas in campo era il quintetto base ma tra poco uscirà anche lui se non sbaglio, c'è Simon che non è ancora entrato sul parquet per i milanesi, Cardillo contro Fontecchio, Milano può cambiare davvero su tutto perché ha un quintetto di giocatori tutti alti uguali se si eccetto a Ricky Hitman e Fontecchio va a fare fallo su Agbelese. Ha due tiri liberi, però dopo aver raggiunto 4 falli in poco tempo, Milano è riuscito a non andare in bonus fino a adesso che ci sarà dopodiché il bonus.
Duran Scott con il pallone tra le mani a eseguire la rimessa. Bravo McLean a regare per Agbelese, recupera la palla Sanders che può attaccare in uno contro uno, cerca di abbassare il ritmo, un passaggio mal consigliato a McLean che poi cerca di ricevere in post. Vediamo se si accende Sanders, prende, spara da tre punti, sbaglia, Fontecchio prova a farsi vedere al rimbalzo ma non riesce a prendere il pallone. Scott punta Hickman che va a fare fallo e saranno due tiri liberi per Scott. Milano deve stare attento qui, Sandro, perché sono fermi a 19 punti da un bel pezzo, avendo sciupato, qui Simon viene in campo, sciupato diverse occasioni con palle perse, con tiri affrettati, contropiedi non convertiti. E eccolo qua intanto Krunoslav Simon, e quindi bisogna prestare attenzione perché dice siamo ancora in testa. No, prima o poi anche loro avranno un momento, entrai sotto e dire avessimo fatto, quindi bisogna fare quando si può. E vediamo se Simon riporterà un po' di ordine nell'attacco milanese. Nel frattempo Scott segna il primo tiro libero, è entrato anche Giorgio Sgobba nella formazione brindisina, giocatore classe 1992 che per i primi anni della sua carriera ha militato in alcune squadre di Serie B e quest'anno ha la sua grande occasione con la formazione pugliese. 2 su 2 per Scott e Brindisi che è pericolosa a meno 1, e quindi Milano ha sciupato troppe occasioni in attacco e deve stare molto attento adesso che Brindisi c'è. Simon vuole lavorare in situazione di passaggio in salto, tanto spazio per Hickman da tre punti e questo per un giocatore di questo livello. Vedi che il beneficio del passaggio, Rakim Sanders penetra, vede Hickman libero, scarica, bel canestro. Spanghero prova a rispondere, riesce a rispondere al fuoco alla grande, e Hickman gli ha perso sul blocco e Spanghero non ha esitato. Ultima azione per l'Olimpia con Simon, 12 secondi al termine, Hickman in punta, Spanghero lavora bene in difesa e allora McLean, mancano 5 secondi, deve andare a concludere il pallone recuperato alla fine da Brindisi che non riesce neanche a tirare, però finisce qui il primo periodo, 22-11 per l'Olimpia. Si riparte, secondo periodo di gioco, Olimpia solamente a più 1 dopo 10 minuti di partita, 22-21 per i biancorossi che hanno in Radulica il loro miglior realizzatore con 7 punti, ma Brindisi, coach, sta rispondendo davvero colpo su colpo a tutte le iniziative milanesi. E Milano ha sciupato troppe occasioni alla conclusione di questo primo quarto. E adesso il possesso anche per provare a scavalcare per la formazione bianco-blu con Spanghero, Hickman di energia, ma ancora Spanghero riesce a venire fuori, Sgobba non recupera il rimbalzo, Fontecchio proprio per Hickman, Milano vuole provare a correre, c'è Simon, Fontecchio in uno contro uno con la mano sinistra, poi sotto per McLean, riapertura per Krunoslav Simon, triplo anche per lui. Molto buona circolazione, buon contropiede, Fontecchio molto brava iniziare tutto. 25-21, qualche problema nel riaccoppiamento per l'Olimpia, Sgobba va a sbagliare però da sotto, rimbalzo McLean che poi supera la metà campo direttamente in collaborazione con Fontecchio, uno contro uno di Fontecchio per Sanders nell'angolo da tre, sbaglia la tripla, tocca il rimbalzo McLean ma alla fine Spanghero a recuperarlo, corre ancora Brindisi da tre punti fuori misura, si vede proprio, coach, la mano di Mio Sacchetti. Sì. Tanto non arriva nessun fischio e no call in questo caso per la terna arbitrale. Simon nell'angolo contro Spanghero che si fa cadere un po' troppo e questa volta arriva il fallo proprio per il numero 45. Una chiamata doveva essere o sfondamento o fallo, l'arbitro l'ha lasciato perdere e Sanders ha detto "Wait". Ha voluto farlo notare, ecco, esatto. In quel caso rimessa dal fondo e infatti vedo Seghetti che comunque è andato a chiacchierare proprio con Marco Spanghero. Sarebbe stato fallo antisportivo, ok? Cioè liberi più rimessa. Simon, il pallone per Hickman, ancora Simon nell'angolo da tre punti fuori misura, McLean è il più lesto di tutti. Molto pulito il gioco di McLean, presente, tempestivo, veramente tecnico, molto bravo.
e Olimpia che ritrova un più 6 sicuramente più convincente in questa apertura di secondo periodo, 27-21 dopo 1 minuto e 40 di gioco. Mbaé ha provato l'entrata, questo lui ha buona atleta, buona altezza, buone mani, atletico, aggressivo, subito il fallo. Proprio Mbaé a ricevere contro Sanders, che però è un artista nel rubare questi palloni sulla rimessa. Mbaé però è andato, coach, ancora più in alto di lui a stopparlo. Esatto, molto bravo Mbaé. E adesso il jump dalla media di Carter. Pagato Sanders, doveva anche aspettare questo qui della stoppata. E qui fai un arresto, finta, lasciare lui volare e poi appoggiare e dolcemente. E dal possibile più 8 invece Brindisi ritorna sotto di 4 lunghezze. Fontecchio, anche lui ci prova dall'arco. Bravo, molto Fontecchio. Bravo, molto bravo Fontecchio. E adesso il numero 2 biancorosso si iscrive a referto. Con questi tre punti sicuramente c'è più spazio per lui, più spazio per Abbas, più spazio per Dragic dopo la dipartita di Alessandro Gentile, e bravo Fontecchio a far vedere di poter dare qualcosa a questo Olimpia. Nel frattempo un paio di piroette di Carter legali, devo dire. Veramente tu hai fatto molto bene, perché Rakim ha difeso come è meglio possibile, ok, con il fisico. E adesso il fallo, per fortuna, che ha rischiato su questo arresto. Ha fatto passi per il fallo, ha preceduto questo. 30-25 per l'Emporio Armani. E qui vediamo qui la stoppata netta e pulita di Mbaé su Sanders. Dire. Sanders ha presentato la palla a lui e lui ha detto grazie. Simon in uscita sulla rimessa, vuole il posto Hickman contro Spanghero, ha del vantaggio Hickman ma non riesce a controllare il pallone, subito in contropiede Brindisi addirittura col suo pivot, Carter che va a appoggiare e poi arriva il fallo di McLean. Non doveva McLean mai cercare di stoppare questo tiro, fallo assolutamente in arrivo. Sacchetti parla con Cardillo a bordo campo. Intanto abbiamo rivisto il fallo sanzionato a McLean. Due liberi, loro possono arrivare da meno 7 a meno, sono meno 5 adesso, a meno 3 con due liberi. Primo tiro libero a segno per Robert Carter Junior. Ma guarda, Milano deve semplicemente non sciupare niente palle, perso tiri forzati, così. Fare un gioco pulito come circolazione della palla, quando loro fanno contropiede e circolazione della palla riducono i problemi enormemente. Simon alza la pressione, Brindisi molto. Con una zone press, Hickman la vuole bucare ma senza successo, sbagliando questo appoggio al tabellone, qualche errore di troppo per l'Olimpia. Dall'altra parte è già pronto time out Repesa e Brindisi a meno uno. Cosa ti dicevo, le occasioni sciupate adesso veramente torno, come dicono in Italia tutti i nodi vengono al pettine, ok, in America dicono tutti i galli vengono veramente a mettersi proprio sul braccio lì, ok? Quindi tutto torna, ok? Tu non converti le occasioni, sciupi un pallone, bruci un contropiede, forzi un tiro, palla persa per una forzatura. Tu fai 10 di questi, Milano ne ha fatti diversi, ok? Tu fai troppi di questi qui, prima o poi l'altra squadra al suo momento, 6-0, questo è il momento, ok? E loro sono a meno 1. Con Carter che è il miglior realizzatore della partita in questo momento, 10 punti per il pivot brindisino, 4 su 5 da 2, 2 su 2 ai liberi. Gioco della formazione di Brindisi che ricorda, ed è normale che sia, molto quello di Sassari, con anche tanti tiri da 3 punti. Il marchio è quello di Meo Sacchetti, mentre l'Olimpia rimane lì, rimane avanti, però non riesce ad andare. No, è Cicerini in campo adesso. C'è i Brindisi, gioca, come dicono, briglie sciolte, senza complessi. Sono qui, io ho parlato con loro prima della partita. Siamo qui, abbiamo le nostre possibilità, stiamo migliorando. E prendiamo Milano in un momento in cui si può anche giocare la partita. Quindi Milano dovrà soffrire tutta la partita, ma tutta.
Entra Cinciarini, l'undicesimo uomo schierato da Repesa, che non ha utilizzato al momento solo Bruno Cerella, ricordiamo fuori Machfan per il problema alla spalla, tra l'altro poi un giocatore doveva rimanere fuori per turnover. McLean di forza, il terzo tempo con il suo solito galleggiamento in aria a realizzare il più tre. Molto bravo, lui è un giocatore che c'è sempre, mi piace McLean, se dovesse scegliere un MVP di questa parte del campionato sarebbe McLean. Oh, troppo libero questo tiro. Carter a realizzare, a mantenere il meno uno. Esatto, loro non esitano, il primo giocatore libero tira. Simon nell'angolo per Dragic, c'è una serie di extra pass per i biancorossi, poi Fontecchio però decide di attaccare, va fino in fondo e in qualche modo va a prendersi due tiri. Molto forzato di Fontecchio per l'entrata, però sarà premiato con un paio di tiri liberi. Repesce certamente, se sta camminando un uomo in pena, come si dice a bordo campo, non molto felice. E adesso va a chiacchierare con l'arbitro Seghetti, che minaccia un tecnico per se il non flopping, sta attento. Per il flopping, secondo Seghetti, prima di Jamal McLean nel tentativo di prendere posizione in post. Esatto, occhio. Va a realizzare il libero Fontecchio, quarto punto della sua partita. Milano ha più due, però questo non è sufficiente. Questa squadra con un canestro di tre sono più uno. Adesso più tre per Milano, Fontecchio giocando egregiamente. Ok. 33-31 per 34-31 scusate per l'Olimpia contro la Enel Brindisi. Goss per Scott. Mbaye vuole sfruttare ancora il maggior talento rispetto a Dragic in quella posizione, poi ancora tiro che vuole prendersi a tutti i costi Duran Scott, tripla del pareggio, parità, vedi, fa il canestro 3, parità. Giocatori che sanno accendersi anche in un amen, gli americani di coach Sacchetti. Penetrazione adesso di Dragic nell'angolo per Simon, palombella morbidissima, la lacrima di Kronoslav Simon. Well, Milano deve stringere le mani in difesa e deve non sciupare occasione in attacco. Scott, situazione per andare a liberare Goss, ma arriva prima il fallo proprio di Zoran Dragic. Frattempo rivediamo il morbido appoggio di Kronoslav Simon da varie angolazioni, sempre bellissimo questo tipo di canestro che è nel bagaglio tecnico del giocatore croato. Adesso Mbaye trova sotto Carter, e che grande intesa, coach. Guarda, grande intesa, quasi no look, ok? E loro sono a parità ancora. Dragic vuole attaccare, poi tira fuori equilibrio, brutto tiro di Zoran Dragic. Corre dall'altra parte Scott contro Fontecchio. E Dragic uscirà. Dragic esce adesso perché Repes è veramente arrabbiato e Sanders verrà dentro. Proprio al posto di Zoran Dragic. Vabbè, il minimo, ok? E Repes lo ferma qua e gli parla per un minuto, ok? Non puoi forzare le cose così. Non si vuole togliere iniziativa dal giocatore, però le scelte sono le scelte. Palla in mano loro, pari punti. Cardillo esce dai blocchi, Goss, Cinciarini su di lui, Mbaye contro Sanders, movimento alla Sanders, sbaglia però il giocatore brindisino. Simon dentro per McLean, che visione di gioco Simon! McLean chiude nel migliore dei modi. Esatto, McLean, grande giocatore, corre, premiato, bravo. 38-36, punteggio anche discretamente alto per essere al 15:30 del primo tempo. Goss contro Cinciarini, piccarol centrale con Carter, tiro da tre punti di Phil Goss e Brindisi, testa Brindisi, Phil Goss finalmente si accende e Milano è in difficoltà soprattutto dal punto di vista difensivo adesso nelle ultime azioni, coach, perché Brindisi non sta sbagliando un colpo. No. Sono arrivati 18 punti in 6 minuti. Assolutamente, quindi esce Cinciarini, rientra Kalnietis e esce, comunque rientra Spanghero al posto proprio di Marco Cardillo. E qui Radulic in campo ancora, Jamal McLean fuori. Kalnietis per Simon, 4 minuti da giocare, il
Biancorosso riapre per Radulica che va dentro con decisione, lo cancella Mbaye. Well, è andato troppo soft, se posso dire così, troppo dolcemente, non aggressivamente Radulica. 6'2", 13, 130 kg, vai lì per schiacciare. Messa al fondo per l'Emporio Armani, 3 minuti 52 al termine. Radulica riapre per Kalnietis. Simon, 4 secondi, bisogna tirare in emergenza, cerca di prendere spazio, tiro da 9 metri, l'errore, si lotta a rimbalzo. Che bravo Sanders, che poi pesca la schiacciata di Fontecchio. Due cose in un milionesimo di secondo di Sanders: rimbalzo lungo, passaggio, assist, schiacciata di Fontecchio. Molto bravo Sanders, molto 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 bravo. Giocatore davvero di altissimo livello per il nostro campionato, Rakim Sanders. Goss per Mbaye, poi Fontecchio quasi recupera il pallone, l'ultimo tocco però di Milano. Molto molto attivo Fontecchio adesso. Rimessa dal lato per la Enel, 8 secondi per andare al tiro. Scott che attacca Fontecchio, prende completamente la linea di fondo. Che distrazione della difesa milanese. Terribile. Canestro e fallo. Canestro per il più uno. Tiro libero, abbassa. Si prepara per entrare adesso. Fontecchio esce. Per Fontecchio è il terzo fallo. Yeah. Cosa che peraltro gli è sempre successa in queste gare in cui ha avuto buoni minuti. È successo con Venezia, è successo anche nella gara in cui aveva fatto 15 punti con Posso dire una cosa, come dico per tutti. Lui deve rendersi conto che è un giocatore importante e come giocatore importante non può farsi condizionare con i falli. Tiro libero supplementare per Scott. Più due 42 a 40 per Brindisi, che sta giocando senza alcun timore reverenziale qui al forum di Assago. Simon prova a riportare in parità l'Emporio Armani, vuole attaccare Goss, va fino in fondo, sotto la palla per Sanders che non riesce a tirare per la buona difesa di Scott, e allora riapre di nuovo per Kalnietis, abbassa, attacca e poi va a trovare il fallo sanzionato dall'arbitro. Quarta, due liberi. Sarà due tiri liberi per Avudu Abbas per provare a trovare la parità. Vediamo lui con i tiri liberi, ok? Non è che abbia visto lui tantissime volte quest'anno battere i tiri liberi, però vediamo. Lui ha un buon tiro, è stato allenato bene in questo qui, buono e fondamentale, però tiri liberi sono sempre punti interrogativi, fino a non vedere la palla andare dentro. Allora ha tirato molto poco coach, però compreso questo tiro libero 12 su 13 in stagione. Ecco, la tecnica vale, ok, però fondamentalmente un tiro libero di media partita, dunque davvero molto poco. 1 su 2, ma rimbalzo Radulica che va a realizzare alla fine un gioco da 3 punti al contrario, ma vale il sorpasso. Esattamente, 43-42 Milano, però Milano non brillando assolutamente, troppe palle perse e tiri sbagliati e occasioni sciupate. Radulica 9 punti per lui, 2.42 invece da giocare. Goss contro Simon, li tira in faccia, l'americano va a sbagliare, questa volta rimbalzo Radulica subito da Kalnietis, Milano prova a correre, Simon in transizione da 3, vale 2, time out Sacchetti, è quello che ama di più Simon. Guarda, e questo qui è come deve giocare Milano, assolutamente, proprio corre e tirare, però buoni tiri. Milano sta facendo un po' di fatica quando l'area dei 3 secondi è affollata con difensore, difesa schierata, proprio devono muovere la palla, sinistra, destra, centro, sinistra, destra, centro, spostare la palla, spostare la difesa, far lavorare il mitico Taurisano, Arnaldo Taurisano, ha detto ogni passaggio indebolisce la difesa. Poi ovviamente noi abbiamo allenato, io e Taurisano, quando c'erano 30 secondi, adesso sono 24, vale la regola di Taurisano ugualmente, ok, non farai 5 passaggi ma farai 4, farai 3, e questo veramente sposta la difesa e mette la difesa in difficoltà. Beh, Milano deve fare questo. E a proposito di tuffi nel passato, quante volte coach quel tiro preso da Roberto Premier in transizione, quante triple, quante Roby era lì e la gente sapeva, uno specialista che era... Esatto, poi il mitico Cantù di Taurisano, cioè Charlie Recalcati, Antonio Farina, Marzerati in fascia centrale, Della Fiore come rimorchio, Leonard come rimorchio, poi
Gamba, che è qui questa sera, il mitico Sandro Gamba, Varese con Meneghin, Osola, Todorusconi, Yelvert e compagnia, Bisson, Zanata, compagnia, Bob Morse, contropiede e rimorchio. Adesso invece il fallo sul palleggio di Mbaye, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus, quindi fallo che non c'era bisogno di fare probabilmente in quella situazione. Lì, soprattutto perché il danno è grave. Il danno è grave, si possono dare due liberi. Esatto, cioè allungata la mano a Rakim cercando di portare via il pallone, che lui è bravo in questo, però questa volta è troppo rischioso. Sbaglia però il primo tiro libero Mbaye. Piccolo regalo dalla parte di Brindisi. Lui che è il miglior realizzatore di Brindisi con 20 punti di media, sinora ne ha realizzati solo 5. Bravissimo Sanders, 0 su 2 in questo caso. Abbas, vediamo se riesce Milano a andare da Simon. Intanto ci saranno due liberi di Abbas. Abbas l'altra volta ha fatto 4, 1 su 2? 1 su 2. Ok, vediamo questa volta. 6 su 10 dalla lunetta per ora per l'Olimpia. Il punto debole ancora quest'anno per l'Olimpia. Partita molto difficile finora, e non sono, come dicono, fuori dalla foresta ancora Milano. Molta difficoltà. Le squadre Sacchetti, ricordiamo quante volte Sassari con Meo Sacchetti è venuto qui a sbancare Milano. Okay? 2 su 2 per Voodoo Abbas, che ridà un po' di slancio all'Emporio Armani. 47-42 in favore della squadra di coach Yasmin Repesa, che adesso è in fase difensiva. Mbaye ancora fuori misura, tocca il rimbalzo, ma non lo controlla Simon. Spanghero, extra pass per Scott, che prende la linea di fondo, ma prima che pesta regalo, la linea laterale. Che regalo, Scott aveva un piede sulla linea laterale. Rimessa Milano, occasione da non sprecare. Calnietis dentro per Simon, un gioco che spesso l'Olimpia riesce a mettere in atto, soprattutto nel campionato italiano, dove Calnietis è più alto del diretto avversario e ha più visuale di gioco, e Simon è più alto del diretto assolutamente avversario. Più 7, forse più grande. Storie tese con Agbeles e Calnietis. Però Calnietis la tramvata l'ha presa. Agbeles è arrivato a un passo da Abbas ed è crollato per terra. Sì. Permettetemi, ma si è proprio lanciato per terra. Sì. Calnietis, cambia di regia, 1.5 da giocare. Milano rimane sul più 4. Simon contro Goss, tiene il palleggio aperto, vuole giocarsela in post. Si gira! Il canestro valido. Vediamo se arriva il canestro valido. Secondo Seghetti no. La palla in aria non deve mai stoppare. Secondo Seghetti il canestro comunque non è valido, e sono due tiri liberi pieni per Kronoslav Simon. Well, teoricamente può aver ragione, perché sei tu tiri e la palla in alto, però subendo il fallo cambiano molto le cose, ok? Comunque Simon è veramente bravo nei tiri liberi, piazza primo, più 5 Milano e più 6. 1.21 al termine, 51 punti per l'Olimpia. Coach, in attacco nulla da dire, Milano è una macchina da canestri. E sciupando diverse occasioni. Però dovrebbe 45 di dovrebbero aver 61 punti adesso a questo punto. Goss contro Simon, Spanghero ancora Phil Goss che vuole prendere in controtempo Simon. Bravo il croato questa volta a difendere, alla fine però Goss in qualche modo riesce ad andare dentro. È un artista lui. Già dall'altra parte però Simon, vediamo se Milano trova una soluzione veloce con Calnietis. Radulica, ribaltamento per Simon, ma intercetta Scott. Già dall'altra parte, va fino in fondo Scott, non realizza, sono due tiri liberi per Scott. Assolutamente, quindi qui sciupato il passaggio qua, contropiedi subito qua, e time out chiamato subito da un imbuffalito Yasmin Repesa. Direi di sì, passaggio forzatissimo, un bambino che fa il ball boy sotto canestro, ha preso il giocatore addosso, e questi bambini che si siedono qua, questo piccolo rischio, ha preso il giocatore Serie A addosso a lui, e esce un po' sotto braccio dei sanitari. 47-67, più 4 per l'Olimpia, ma Brindisi va in lunetta. Coach, in una settimana cestistica che si apre con questa gara, mercoledì poi c'è il Panathinaikos, venerdì
il Barcellona, due gare fondamentali nell'Eurolega per continuare, o meglio per riprendere a sperare di centrare l'obiettivo playoff, poi Natale e poi il big match della Serie A in una settimana un po' più lunga, perché martedì 27 a Bologna sul campo però contro Reggio Emilia. Reggio Emilia a Bologna, Palazzo dello Sport, lo chiamano paradosso, per me sarà sempre il Palazzo dello Sport, ok? In Piazza Lazzarita. Lazzarita, quando io allenavo lì nessuno diceva Piazza Lazzarita, nessuno diceva paradosso, tutti il Palazzo dello Sport. Qui non due c'era libri. Ancora ovviamente poi l'attuale Unipol Arena di Casalecchio di Reno, e dunque era l'unico palasport della città felsina. Ma torniamo in cronaca diretta con i liberi di Duran Scott, 47 secondi e 67 centesimi. Primo tiro libero è corto per molto corto, e alla anche fine il fallo di Radulica comunque alla fine raggiunge il suo obiettivo, regalare punti facili alla formazione brindisina. Anche uno su due, questo sembrava fuori, stavo per anche, invece no. Il pallone dunque per l'Olimpia con 40 secondi, Milano a più 3, 51-48, Abbas, bravo Cardillo a difendere, la rinnovazione dell'Emporio Armani, il consegnato per Simon che si alza dall'arco da 3, sbaglia, Sanders non riesce a chiudere a rimbalzo, e allora 20 secondi, bravo Abbas con il piede a fermare il contropiede di Brindisi. Well, Sanders ha cercato di fare una cosa in più, arpionare la palla in aria con una mano e forse schiacciare, no, prende la palla con due mani in modo sicuro. E dunque occasione persa per Olimpia, possibilità per Brindisi addirittura di impattare la partita con Scott, discrepanza di circa 4 secondi tra il cronometro dell'azione e quello del primo tempo. Agbelese va a bloccare per Scott, Radulica contiene il giocatore americano, poi Cardillo contro Simon, deve tirare Cardillo fuori misura, Sanders non riesce a prendere il rimbalzo, poi la stoppata, Agbelese da sotto sbaglia e finisce qui il primo tempo, 51-48 in favore dell'Emporio Armani Milano. Si riparte, terzo periodo di gioco, 51-48 per l'Emporio Armani in un primo tempo offensivamente parlando molto interessante, ma adesso gara che se l'Olimpia non inizia a prendere per mano può diventare davvero pericolosa, mentre qui Calnietis sbaglia prima l'appoggio e poi il tapino. Diversi appoggi qui sbagliati, tre tiri nello spazio di milionesimo di secondo, rimessa a Milano, 14 secondi, vediamo la gestione con Pascolo contro Mbaye, poi Calnieti spalleggia, arresto e tiro lunghissimo, un cross 0 su 5 al tiro per Calnieti in questa serata, grande fatica per lui, tiri anche forzati. Moore di nuovo per Scott contro Pascolo che ha dovuto accettare il cambio difensivo, poi arriva il fallo di Dragic in aiuto. Dragic compromesso dall'entrata, Pascolo è stato battuto, Dragic aiuta, fallo. Bisogna che chi difende sull'uomo che ha la palla, che difenda. Fallo sul palleggio comunque di Dragic che dà luogo solo a una rimessa laterale. Nel frattempo l'arbitro Seghetti fa arretrare un po' i ball boy, a maggior ragione dopo la situazione che è accaduta prima. Il pallone per Moore. Adesso ricezione di Mbaye contro Pascolo, Goss vuole andare da Carter, c'è il corpaccione di Radulica a 2 secondi alla fine dei 24, forza il tiro Carter ma non poteva fare altrimenti, allora contropiede per Milano, Dragic, spazio per Calnietis che si sblocca, mamma mia, con la tripla del più 6. Oh, mamma mia, Calnietis che va da 0 su 5 finora e non giocando bene, si sblocca assolutamente. Giusto però aver preso quel tipo di tiro con tanto troppo spazio a disposizione
Adesso Goss contro Dragic, che prova a mettere anche del pepe in difesa, in questo caso Scott. Riapertura per Moore nell'angolo, bellissimo gioco a due di Brindisi. Milano prova a correre con Kalnietis fino in fondo, va a subire il fallo di Mbaye. 54-48 e due liberi per Milano. Gran rimbalzo, poi ottimo passaggio di uscita di Abbas, ottimi passaggi, deciso Kalnietis venendo a 45 gradi dal proprio angolo verso il canestro del bordo laterale, un contropiede fatto come si deve e Kalnietis primo tiro libero dentro, converte l'azione. Fatto molto, forse la miglior azione di Milano questa sera, molto ben fatto. 2 su 2 di Kalnietis, che con quella bomba si è sbloccato ed è 5 punti in fila, coach Milano più 8. Più 8, la più grande margine di vantaggio per Milano questa sera. 5 in fila, poi adesso Kalnietis recupera il pallone, si tuffa in qualche modo, Pascolo, la piovra biancorossa a gestire questo contropiede per Abbas, da 3 punti fuori misura, rimbalzo lungo, Mbaye già dall'altra parte, Radulica deve coprire l'area, poi va direttamente con l'idea di fare fallo, due liberi per Amadou Mbaye. Qui un contropiede non convertito, quindi io sto contando le occasioni non convertite e questa è veramente una. Ci siamo detti, coach, è almeno una decina di punti che Milano comunque ha lasciato lì. Assolutamente, almeno 10 punti. 10 per essere... per dare comunque la possibilità di sbagliare comunque qualcosa. Ma certo, qui la partita è sempre aperta. Tempo inquadrato Scott, assistito dal... lo staff medico di Brindisi. Mbaye 2 su 2 e loro sono a meno 6, un paio di canestre da 3 che per loro sono due azioni. 56-50 al 22esimo, punteggio decisamente alto in questa serata del forum di Assago. Kalnietis contro Moore, ancora Abbas, vuole attaccare Scott che lavora bene in difesa, Pascolo può dare la palla a Radulica. Passi Radulica, lui non condivide ma ne ha fatto finta, netti. Incertezza e beccherà un tecnico se non sta attento. E ha tenuto la palla troppo nettamente. Non ci sono storie. Due occasioni non convertite e questa è una schiacciata se non fa passi. Mbaye per Moore contro Kalnietis, ancora il pick and roll con Carter, lavora dal palleggio Moore sul piedone di Carter che riesce a attaccare, poi in qualche modo Dragic li sfila il pallone, Goss allo scadere dei 24 secondi. Mamma mia, una palla vagante non recuperata Milano. E finisce sempre così quando le palle vaganti non vengono recuperate. Capita Phil Goss. 56-53. Torna vicino Brindisi dopo il meno 8, Radulica per Abbas, la difesa di Scott, palleggio, arresto, tiro, Abbas fuori misura, rimbalzo di Carter, Scott è già dall'altra parte, Pascolo va con il fallo e Olimpia che adesso reinserisce Kronoslav Simon. Kronoslav Simon andrà per Abbas che fa un po' di fatica, adesso Simon più esperienza, alcuni di questi tiri li fa. E subito quel più 8 Brindisi, coach, l'ha ricucito senza problemi. 5-0, occasioni sciupate, si pagano, ok? Due già in questo terzo quarto, da segnare. Goss esce dai blocchi, da 3 punti in faccia a Dragic, parità. 8-0. 8-0 di Brindisi, che comunque, bisogna dire, non ha davvero alcun timore reverenziale. Dragic rischia di perdere il pallone. Simon contro Scott, vuole andare da Radulica, il post contro Carter, va fino in fondo, Radulica non riesce però a correggere, poi tape out nelle mani di Kalnietis, Dragic da 3, ancora fuori misura, rimbalzo Radulica. Fondamento di Radulica, non sono sicuro perché erano dentro l'area da semicerchio. Io qui, coach, rivedrei il replay, a termine di regolamento se hai i piedi per terra vale comunque il discorso del fallo in attacco, ma qui Mbaye si è appeso a Radulica che ha fatto fallo in attacco, ma lo ha fatto perché Mbaye non era nel suo cilindro e si voleva dimenare dal contatto. Comunque, sfondamento in attacco, McLean in campo,
parità, palla in mano a Brinzi, mancano 6 minuti nel terzo quarto, partita super aperta. Goss, Pascolo finisce su di lui, li tira in faccia, Pascolo ha le braccia lunghissime e nega la gioia del sorpasso a Brinzi. E Goss si prende la responsabilità, Sacchetti dice ok, tira la prossima volta, c'è nessun problema. Dragic in punta per McLean, che è entrato proprio al posto di Raduriza. Simon, vediamo se Milano sfrutta i mismatch sul parquet con Dragic attaccato da Goss. 7 secondi, infrazione di passi di Zoran Dragic. Mamma mia, un'altra occasione sciupata proprio. 3, una palla persa e Hickman dentro per Dragic, che è in un momento non molto favorevole. Goss, pallone nelle mani di Moore, ma deve essere eseguita la rimessa nel posto in cui c'è stata l'infrazione. Time out Repescia, vuole parlarci, e a 56 pari è anche logico, anche perché Sassari ha di nuovo la possibilità di sorpassare. Non è Sassari, è Brindisi. Brindisi è coach, colpa di Mio Sacchetti. Anch'io. E Massimo Affezzoli, storica coppia di coach e vice coach di Sassari. Esatto, quindi sono qui a mettere Brinzi, che dall'inizio del campionato, bisogna dire, sai che Brinzi ha fatto dei progressi, ti ricordi all'inizio ha cominciato una vittoria e 3 sconfitte, una roba così, e da lì in poi hanno cominciato a mettere punti, ok? Due punti, quindi vittoria, la squadra è migliorata nella classifica. 6 vinte e 5 perse per ora Brinzi. Esatto, quindi loro sono molto migliorati in tutto ciò. Attualmente sarebbe ai playoff, come l'Olimpia in ogni caso rimarrebbe prima in classifica, perché comunque a 20 punti con 10 vittorie su 11 gare e non sarebbe raggiunta in ogni caso dall'inseguitrice, che erano a meno 4 prima di questa gara. Qui una gara che i Brindisi è venuto qui a senza complessi, veramente. Qui è una lunga time out, infatti gli arbitri parlano con Sacchetti, uè Sacchetti, manda i giocatori in campo quando diciamo noi. Rimessa dal fondo per formazione ospite con Moore, piccolo Nick Moore contro Calnietis, blocco alto di Mbaye. Milano ancora accetta i cambi difensivi, c'è McLean invece su Carter, duello tra giocatori simili dal punto di vista dell'impatto tecnico e tattico sul parquet. Questa volta sbaglia Carter, Hickman per Calnietis. Milano vuole andare da Pascolo, tanti minuti anche per lui in questa occasione sul parquet contro Mbaye. Pascolo poi trova Simon nel cuore dell'area, e non è un tiro facile questo, coach. No, non facile, recezione in aria, resto tiro, più 2 Milano, ma Milano in difficoltà, te lo dico io. 13 punti per Simon, 4 su 4 da 2. Meno. La risposta è il sorpasso di Robert Carter Jr. Well, Carter non chiedeva altro che un passaggio così, convertire. 59-58 Brindisi. Hickman per Pascolo, che fa saltare Mbaye, poi in avvicinamento con la mano sinistra a ridare subito il vantaggio biancorosso. Yeah. Più 1 a Milano, però mamma mia, Brindisi lì e non mola un millimetro. E Milano non ha saputo gestire quel più 8 che aveva costruito, no, grazie ai 5 punti in fila di Calnietis. Adesso Mbaye sfidato un po' al tiro, va a realizzare, e adesso è più 2. Più 2, loro hanno fiducia adesso, non ha superato l'intervallo, noi non abbiamo più paura di niente, ok? 10 su 16 da 3 per la formazione allenata da Meo Sacchetti, e questo sicuramente aiuta. Adesso McLean per Pascolo, attacca ancora Mbaye, il pallone per Calnietis, Simon si alza dall'angolo, è un maestro Krunoslav Simon. Well, yeah, più 1 Milano, ma dramma totale qui, ok? Grande difficoltà. E adesso fallo di Simon, Milano al bonus esaurito, sono due liberi per Brindisi, e entra sul parquet Bruno Cerella. Difesa a giocatore attivo, reattivo, aggressivo,
playmaker Hickman adesso, un po' in aiuto Simon. C'era la forse Mark Brown più piccolo, però vogliono forse su Phil Goss, non lo saprei dire, ok? Più uno Milano comunque, però due tiri liberi per Scott. 3.43 da giocare, 70% di stagione per Luan Scott, che va a realizzare parità. Il tiro libero del pareggio a 4.63. Parità. Secondo tiro libero per il giocatore con la maglia numero 2. Mentre Spanghero è pronto a entrare, si dovesse realizzare. Ma altro libero! Invasione dell'Olimpia. Assolutamente, e quindi questo è un regalo, altro regalo. Spanghero non entra perché alla fine dovrà entrare probabilmente proprio per Scott. Yeah. Sbaglia anche in questo caso. Rimbalzo in stereofonia prima di McLean e poi di Simon. Perfetta parità al forum con 3.5 da giocare in versione direttamente nelle mani di Goss. Distrazione di McLean in questo caso, passaggio molle. Passaggio di traverso, fatto non come una freccia. Scott, lui c'è Pascolo ancora in Baie. Oh, in Baie, non puoi sfidare lui da tre, lui fa canestro, questa volta no. E rimbalzo di Bruno Cerella, che in Eurolega nell'ultima gara di venerdì ha giocato anche 10 minuti, sta riprendendo quota anche nel minutaggio il numero 30 dell'Olimpia Milano. E qui Simon va a prendersi un fallo, che... solo il secondo fallo di loro. Eh sì, e quindi da solo una rimessa all'Olimpia, mentre è il momento di Rakim Sanders. Yeah, probabilmente per Pascolo. Ed è proprio così. Pascolo si va a sedere con 6 punti in 14 minuti. Hickman in punta con il blocco di McLean, che riceve, vuole attaccare Mbaye di forza ad appoggiare Jamel McLean. Deve alzarsi presto perché corre Mbaye. Doppia cifra anche per lui, 10° punto della sua partita. Giocando molto bene McLean. Moore e Spanghero insieme sul parquet, non si fa problemi di centimetri. Quasi una palla persa per Sacchetti. Loro. Spanghero, il blocco proprio di Carter. Adesso però c'è Hickman che finisce su Carter. Passi. Infrazione di passi. Passi e Repesha. L'arbitro dice Repesha, wey, fischio io. Ok, non deve. Aspettate un attimo prima di concludere l'azione della chiamata dei passi. Nel frattempo è di nuovo il momento di Marco Cardillo. Yeah. Sul finire del terzo periodo, giocatore utilizzato proprio nelle parti finali dei quarti da parte di Sacchetti, che ovviamente deve cercare di allungare le rotazioni, a maggior ragione in una partita in cui sta giocando punto a punto, e quindi bisogna arrivare freschi anche alla fine. Simon non è d'accordo, la tripla del più 5. Simon è il grande chirurgo di questa squadra. E Milano deve veramente cercare di passarla attraverso di lui, come si dice, ok? Ogni azione di attacco lascia lui toccare la palla, magari non tira, però sai. 4 su 4 da 2, 3 su 6 da 3, adesso però Simon Tenero in difesa contro Scott. Ha subito troppo questa entrata, che è stata un'entrata lenta. Hickman. Eccezione per Sanders in pop-up, eccola che arriva adesso, tanto spazio per lui da 3 punti. Well, anche Sanders non sbaglia. Yeah, well, Sanders voleva questo tiro, è stato dato a lui e Milano ha più 6. In Cerella marca il piccolo Moore e Cerella è un buon difensore da mettere su di lui. Sanders in difesa su Scott. Uno contro uno insistito dell'americano di Brindisi, ancora Sanders su di lui, 7 secondi per andare al tiro, Scott la prenderà dalle... assolutamente da 3 punti, tiraccio in sì. Questo caso, buon lavoro di Sanders, Scott probabilmente in questo caso l'ha forzata un po'. Forzatissimo, anche un po' stanco Scott, se devo dire, Sacchetti time out. Per giocarsela comunque fino in fondo, non veder scappare via Milano, più 6 per l'Emporio Romano. Primo time out della ripresa per Sacchetti, mentre abbiamo visto il tiraccio di Duran Scott nel replay appena passato. Well, questo è un'occasione per Milano, per, sì, un'opportunità da non sciupare. Sì,
quando gli altri perdono palla tu devi convertire, tengono le statistiche NBA, conversione per quello che fai dopo una palla persa dall'altra squadra, tengono anche statistiche cosa fai dopo un time out, come dici tu, insieme ATO li chiamano after time out, ok, in America, cosa fai, cosa non fai quando l'allenatore chiama time, anche l'altro allenatore, tanto per dire, cosa fai dopo. 1:12 da giocare qui al Forum di Assago, dove l'Olimpia sta cercando di ritrovare il successo dopo il momento difficile che sta attraversando, purtroppo 4 sconfitte consecutive in Eurolega e è arrivata settimana scorsa il primo KO in campionato dopo 10 vittorie di fila che hanno bagnato l'inizio della stagione. Adesso bisogna riprendere subito confidenza e la vittoria in vista anche della gara di mercoledì a Forum contro il Panathinaikos. Mamma mia che partita, ok, hai detto tu, sanno, loro giocano la permanenza, molto della permanenza in Eurolega, questa partita contro una grande squadra. Sì, anche perché la quota playoff adesso è distante 4 punti, è vero che mancano ancora 18 partite al termine della regular season, però in un girone così equilibrato molto. Non è facile davvero vincere contro nessuno. Hickman contro Moore che prova a mettergli un po' di pressione, poi il post di Sanders contro Cardillo, uno contro uno, arriva il raddoppio di Agbelese, McLean non riesce a controllare, allora nuova situazione con Scott che va a tutto campo e poi va a subire il fallo che lo manda in mezzo. Mamma mia, Sanders troppi palleggi, tiro passaggio forzato da mezzo metro a McLean, palla non trattenuta, palla persa, contropiede, fallo, 2 liberi. È mal gestita questa azione da parte dell'Olimpia che anche in questo caso, è già successo nel primo tempo, dal possibile più 8 adesso può andare al solo più 4. Esatto, e quindi cerchiamo dei spazi o spaziature, ok? Meno 5 adesso per Brindisi e Phil Goss si prepara per rientrare in partita. Pericolo pubblico numero 1. Per fortuna coach che probabilmente nominandolo pericolo pubblico numero uno va in bye invece. Cambia idea Sacchetti perché Goss, lo possiamo testimoniare, era seduto sul cubo del cambio, poi Sacchetti ha cambiato idea e ha scelto di tenere comunque il quintetto alto con Mbaye e Agbelese sotto canestro. Phil Goss neanche 3 falli, quindi Sacchetti sa anche questo. 71-67, 40 secondi da giocare nel terzo periodo. Hickman bravissimo su Moore, non riesce a realizzare, si arrabbia tantissimo con Sardella, il numero 7 biancorosso, poi non arriva il fallo neanche su Spanghero, la tripla di Moore, Brindisi è lì, meno 1. Mamma mia, qui è un'altra occasione sciupata, stanno lì a guardare gli arbitri aspettando il fischio, invece non c'è. Simon con il pallone tra le mani, 10 secondi per andare al tiro, 7 secondi, arriva il fallo di Brindisi che non ha esaurito il bonus. Esatto, terzo fallo di squadra. Tutte le Sanders è lì a guardare l'arbitro, Hickman ha forzato, fai un palleggio nel suo tiro, se sbaglia Sanders fa tap in. 8 secondi e 90 da giocare, solo più 1 per l'Olimpia. Si torna in campo, la palla per Sanders che non trattiene, l'ultimo possesso del terzo periodo sarà per Brindisi che reinserisce subito Goss al posto di Cardillo. Sì. Più 1 Milano, ma Brindisi può chiudere in vantaggio il terzo quarto. Milano ha sprecato ancora 6 punti di vantaggio. Goss vuole puntare Simon, Milano ha il bonus esaurito, si butta dentro Goss, Cerella recupera, finisce qui il terzo periodo, Milano più 1, 71-70. Ci fermiamo per l'ultima pausa. Si riparte, ultimo periodo di gioco, coach, 71-70, è partita vera. Cosa dicevo nel secondo quarto? Va fino in fondo, punto a punto. E Brindisi ha recuperato anche 2 punticini rispetto al più 3 biancorosso del fine secondo quarto. Hickman riesce a recuperare il pallone, vola dentro a realizzare il più 3, proprio quello della buona difesa di Milano e Cerella protagonista marcando il piccolo, non lasciando loro andare con lui, grande raddoppio in metà campo. Mbaye sotto in appoggio
per Agbelese che realizza e forse ci stava anche il fallo. Forse c'era, hanno chiesto il fallo, però buon canestro loro. 9:25 da giocare per chiudere la partita, più uno solo per l'Olimpia. Simon contro Cardillo, l'uno contro uno del croato, si butta dentro, alza la parabola, troppo, ma il più lesto di tutti è Sanders che realizza il nuovo più tre dell'Emporio Armani Milano. Vediamo adesso la difesa di Milano e l'opportunismo, vorremmo della disciplina di Milano. Sanders contro Moore, li tira in faccia il folletto americano. Sbaglia adesso il contropiede dell'Olimpia con Simon, fermato da Mbaye, di nuovo Hickman. Milano cerca McLean marcato da Moore, Sanders non riesce a tenere il pallone, per fortuna di Milano, Cardillo è l'ultimo a toccare. Un po' debole il passaggio di Bruno Cirella, schiacciato per terra, un passaggio schiacciato, sempre un po' rischioso. Eh sì, sappiamo coach che non sei amante dei passaggi battuti a terra. 75-72 per l'Olimpia. Cerella, il pallone per Sanders, Simon dall'arco dei 65 fuori misura. Buono rimbalzo McLean, riarma la mano di Sanders che si butta dentro ad appoggiare il nuovo più 5 biancorosso. E Sanders vuole fallo ancora e pecca un fallo tecnico. Per le proteste regala un tiro libero a Brindisi. Io dicevo che prima terzo poi. Fallo. Troppe volte ha parlato con l'arbitro, i compagni gli parlano adesso, non beccare un altro tiro, sei fuori. Molto nervoso in questo caso. Molto. E questo è un punto importantissimo. Lo realizza Phil Goss. Figuriamoci Phil Goss. 77-73, 8 minuti e mezzo. Tanto Cerella del pepe su Nigmore, adesso si chiariscono i due. Vediamo. Siamo proprio in quadratura. E adesso Goss li manda via, dice vai via. E Bruno Cerella ancora. Blocco di Agbelese, bravo Cerella a negare la ricezione a Moore. Bisogna continuare con questo tipo di lavoro. Tanto Mbaye perde la palla, buona difesa di Sanders, recupero McLean. Infrazione di passi di Cerella su Moore. Vediamo se arriva un replay a vedere. Cercava di evitare la difesa. Eccolo qua il replay e devo dire di sì. Ah sì, sì. Bravo Moore a frapporsi tra Cerella e il passaggio. Adesso fallo a rimbalzo. Penso proprio a Cerella, peraltro, coach. Bruno, sentiamo un po' il pubblico. Una palla persa, due falli in poco tempo, Bruno. Molto. 8 minuti e 16 da giocare. Sarà rimessa al fondo per Brindisi. 77-73. Rimessa da fondo, occhio. Palla intercettata da McLean, poi Goss gliela caccia da dietro. McLean doveva dare un piccolo, come dico sempre, altra palla sciupata. Altra occasione sciupata. 3 contro 1 era l'Olimpia. 3-1. E Phil Goss è un mago anche in queste situazioni. Moore palleggia, arresto e tiro, sbaglia la tripla. La Milano mantiene il più 4. McLean per Simon, Sanders dall'angolo spara il suo tiro da 3 per il più 7. Well, qui importantissimo questo canestro, però Milano non è fuori di pericolo adesso, non ancora assolutamente. Moore per Goss, si lotta sotto, c'è Cerella su Agbelese, non riescono a dargli il pallone, c'è McLean su Moore, se lo porta a spasso e poi il fallo di Sanders. Quarto fallo di Sanders, tra l'altro. Fallo tecnico pesa adesso che Rakim. E sono due tiri per Moore. Sì. Nel frattempo rientra anche Carter al posto di Agbelese. 80-73 dopo la tripla di Rakim Sanders. Due liberi.
E Mura ha un buon tiro, vediamo nei libri. Sì. A realizzare. Attenti per i rimbalzi tutti, Sanders e McLean soprattutto. 2 su 2 per Nick Moore. E adesso lavora con Hickman che va da Cirella, di nuovo Ricky Hickman contro Moore, si butta dentro, Hickman va a prendersi il fallo di Nick Moore, il primo fallo del quarto per Brindisi, sono due tiri liberi di Hickman. Ricky, un po' di esperienza qui, sapendo entrare, subendo il fallo, due liberi, Sacchetti parla con l'arbitro e dice stai attento, avrai un tecnico. Eh sì, per il flopping di Moore che è crollato a metà campo. E Sacchetti dice non fallo ancora. O sarà un fallo tecnico. Ricky Hickman ha due tiri liberi che pesano qui, ok. Va a realizzare il primo. Sanders parla con McLean. Ed è 2 su 2 per Ricky Hickman. Milano si riprende il suo più 7. Devono stare attenti adesso in difesa. Phil Goss con la palla, marcato da da Simon che non esatto. Adesso meglio con per un attimo era addosso Sanders. Ma Milano sta cambiando sistematicamente praticamente su tutti i pick and roll. Adesso finisce Sanders su Scott e il problema è che il fallo è sanzionato a Cirella per fortuna sull'aiuto, perché sennò sarebbe stato il quinto di Raheem Sanders. Bruno super aggressivo, messa dal fondo per Brindisi perché il fallo viene dato sul palleggio, però Milano esaurisce il bonus, quindi da adesso per i prossimi 6 minuti e 57 poi Brindisi va in lunetta. Esatto, costosissimo per Milano. Scott contro Hickman da tre punti, Nick Moore a sbagliare, rimbalzo importante di Sanders che poi palla, Sanders vuole direttamente superare, fallo in attacco di Milano. Vedi, non ha dato via la palla e sfruttando il blocco di McLean, fallo un attacco di McLean, dai la palla un piccolo e le cose cambiano. Entra la Dulica per McLean, terzo fallo del numero uno biancorosso. Well, tutto perché non ha dato via il passaggio di uscita Sanders, poi McLean ha fatto la sua parte, ok, però fai le cose ABC. Moore ancora contro Cirella che deve ovviamente adesso gestire anche la sua ottima aggressività perché Milano ha il bonus esaurito, non può regalare punti facili a Brindisi per farla rimanere in partita. Goss va fino in fondo contro Simon, tiro fuori equilibrio, bravo Simon a recuperare questa palla vagante, poi arriva il fallo sul croato di Amat Mbaye. E Milano a mio avviso non sta facendo il passaggio di uscita time out abbastanza velocemente, capito? Cioè tengono la palla per un secondo o un palleggio in più, tempo per l'altra squadra di intervenire, avere un errore, perdere la palla, scartare la palla subito e vedrai che le cose vanno meglio. 82-75, punteggio che si è fermato da circa un minuto, cosa inusuale peraltro in questa partita perché il punteggio è abbastanza alto. E adesso però l'Olimpia coccia un'occasione importante perché più 7 palle in mano, il massimo vantaggio è stato più 8 e se l'Olimpia iniziasse a mettere qualche mattoncino in più per costruire la vittoria, questa può essere l'occasione. Questa è la palla più importante della partita. 6-28 da giocare, Milano ha in Krunoslav Simon il suo miglior realizzatore con 19 punti, ma i 5 giocatori che attualmente è in campo Sacchetti, ossia Goss, Scott, Mbaye, Moore e Carter, sono tutti in doppia cifra. Simon ha più o meno un punto ogni minuto, tanto per dire. Okay? Eh sì, perché praticamente il primo quarto non ha giocato. Esatto, quindi se posso dire la mia, vorrei vedere Simon in campo sempre. 6-28, si riparte, allunga un po' la pressione Brindisi con Moore su Hickman, poi Milano la supera con l'aiuto di Cirella. Si va ad accoppiare adesso la formazione pugliese.
Bradulica fino in fondo, non va a chiudere il tiro, cercava un passaggio che però produce una palla persa. Scott, alta passione sciucata contro Simon Mbaye, bravo Cerella con il close out, poi si butta dentro Mbaye che è un giocatore di grande talento e va a realizzare. Ah sì, bel tap in di lui, insistito, forse qualche contatto. Hickman, blocco alto di Sanders con il pop up, accetta Mbaye il cambio difensivo, si incastra però nella mano con Hickman. Hickman sbatte via il braccio di Mbaye che non reagisce. Hickman ha avuto beneficio del fallo, non dire niente. Infatti sarà rimessa da fondo se non sbaglio. Sarà rimessa da fondo. Decisione salomonica. Hickman vorrebbe, esatto, Hickman vorrebbe due liberi. Sanders eseguirà la rimessa. Non esattamente la mia idea di chi deve fare la rimessa. 5:41 da giocare, Radulica. Invece bene. Va da Hickman, poi uscita dai blocchi di Sanders che prende, spara, si alza, tiro è corto. Il tap-out di carta nelle mani di Nick Moore. 5 punti di distanza tra le due formazioni. Goss può riavvicinare ulteriormente la Enel che non vuole mollare per nulla al mondo questa partita. Moore va da Carter che spara dall'arco in e out e qui ci è andato bene. Well, yeah. Finalmente Milano dà subito la palla a Hickman, un po' troppo lento per la verità, però almeno l'ha dato. Ancora blocco molto alto di Radulica che può andare da Sanders, non lo trova, poi Goss gli tocca la palla e qui per amor di verità devo dire che secondo me il fallo su Radulica non c'era, ma vediamo se il replay ci torna in soccorso. Non ci torna in soccorso perché c'è davanti Carter, però secondo me ha preso solo la palla. Esatto, e Mbaye infatti è venuto qui a parlare con Roberto qui Mardella al nostro fianco qui dice non ho fatto fallo. Realizza però Radulica perché alla fine succede, vediamo da questa inquadratura intanto se si vede qualcosa di meglio, e secondo me è proprio palla piena di fiume. Oh yeah. 2-2 per Radulica più 7 Olimpia. Importante azione in difesa, siamo nel quarto, meno di 5 minuti, overtime se vogliamo. Carter contro Radulica, va da Scott, alza la mano Simon, fa cambiare perno a Duran Scott e pallone dell'Olimpia. Well, e Milano molto bravo a far pochi falli adesso finora con il nel bonus esaurito. Ok. Sì, perché praticamente Brindisi non è andata in lunetta negli ultimi 2 minuti e 20 secondi che sono quelli in cui l'Olimpia però ha già esaurito il bonus. Simon riapre per Radulica, ancora si butta dentro il serbo, sa come si gioca. Più 9 Milano. Così Radulica deve giocare. Grande decisione, Moore si butta dentro, ancora l'aiuto di Radulica. Occasione importante per l'Olimpia che intanto ha toccato il massimo vantaggio sul più 9. Simon per Hickman, gestione, disciplina, scelte. Sanders dall'arco con il fallo di Carter. Carter che regalo. E qui onestamente Carter più che rammaricarsi con gli arbitri si rammarica con se stesso perché si è reso conto di aver fatto una cappellata. E Sanders parla con grandi parole fra Mbaye e Carter da una parte, Sanders e Hickman dalla parte di Milano. Lascia perdere, 6 più 9, spesso giocare, mancano 4 minuti, disciplina, scelte, proprio giocare bene. E questi 3 tiri liberi sono un'occasione importante per l'Olimpia per provare, non dico a chiudere la partita perché con la Brindisi di questa sera mai dire mai, però per iniziare a indirizzare la partita sì. Adesso la partita, in bilico si potrebbe con 3 su 3 mettere diciamo un frigorifero, non un freezer. Okay. Iniziare ad aprire almeno il frigorifero. Aprire la porta, lo sportello. Corretto, il bar del frigo. Sportello, scusate. Sportello ci piace. Ci piace sportello, ok? Del frigo.
Eccolo qua, Raheem Sanders con 4 falli. Si sta gestendo bene per ora. 4 minuti e 6 secondi da giocare. E non so perché Sanders e Hickman ce l'hanno con Mbaye e Carter. Non pensare a... Allora, pensare a... alla squadra, alla partita. Ma hai notato che questo rimonto, sorpasso, vantaggio con Cerello in campo, che non ha fatto... Sì. Vedi, di concentrarti, parlando con gli altri, vai a fare i tiri liberi e sbagli. Pensa ai tiri liberi. Secondo libero segno in questo caso per Sanders. Esatto, più 10 qua. E va per più 11 Sanders se riesce. E riesce. Che non è male. E quindi Cerella che veramente fa morire Nick Moore in campo, non lo lascia ricevere la palla, che è una cosa che Nick Moore vuole fare. Cerella che in campo da 10 minuti praticamente è entrato sul più 1. Coach, adesso Milano ha preso 11 punti, intanto Raduriz rischia il fallo, Scott fino in fondo e adesso sì che arriva il fallo di Cerella. Purtroppo. Terzo fallo per lui. Esatto, Bruno, il fallo è... forse non c'era fallo, ok, però... Andiamo qua al replay, anche qui dobbiamo dirlo, palla piena. Ok, uno parte, l'altra parte, noi siamo imparziali. Come giusto che sia, quando si va ad analizzare le azioni Durant degli Scott. Altri. Due liberi importanti per loro, eh? Va a sbagliare questo. E lui ha avuto qualche piccolo problema stasera con i tiri liberi. E adesso l'Olimpia può ulteriormente allungare, è a più 10, ha già il vantaggio in doppia cifra. È un'azione per ulteriormente mettere fieno in cascina. Rischio dell'Olimpia contro la pressione di Brindisi. Fallo di Goss, due liberi per Ricky. Ah, assolutamente, due liberi. Ed è quinto fallo di Goss. Tra Spanghero. Hickman in lunetta, 7 punti per il momento per lui questa sera, con 3.41 da giocare. È stato dentro nel momento più positivo di Milano, al libero, sbagliato De Ricchi, anche lui litigando con gli altri, si deconcentra un po' qui e si paga con un tiro libero sbagliato, anche Rakim. 1-2 per Ricky Hickman. Più 11 ancora. Moore, palla dentro, quasi intercettata da Hickman, poi in qualche modo il canestro di Robert Carter Jr. Molto ben fatto, perché c'era forse contatto lì. Ora Hickman con il possesso. Hickman di nuovo rischia con Raduriz, poi pesca Sanders di forza, questa volta è giusto che non sia arrivato il fischio da parte della terra arbitrale. Brindisi vuole provare a rimanere in vita, più 9 per l'Olimpia, 3 minuti da giocare, riapre per Carter, ancora contro Raduriz, sbaglia, arriva il tap-in di Mbaye e lì Brindisi. Sì, molto concentrati. Il pallone ancora per l'Olimpia. E l'Olimpia gioca un pochettino con cronometro. 89-82, 2 minuti e mezzo da giocare. Raduriz in posto, il piede di Mbaye ferma l'azione e allora la possesso di nuovo per Ricky Hickman con la rimessa ordinata dall'arbitro Seghetti. Simon in punta con Raduriz, va da Cerella, riapertura per Sanders che può andare fino in fondo, l'assist per Raduriz, arriva il fallo, 2 tiri liberi per Miroslav Raduriz. Esatto, buon passaggio, buon gioco di squadra, buona posizione e anche non ha fatto passi Raduriz, è molto ben fatta, come semplice, movimento della palla, noi siamo tifosi, movimento della palla. Il lunetta Raduriz va a realizzare
Lui ha 14 coppia, punti già. La coppia Raduliza-Sanders alla fine, coach che ha preso per mano per Io. Ora in quest'ultimo quarto la partita per l'Olimpia. In attacco assolutamente. Va a realizzare 2 su 2. Qui Simon marcherà Scott che ha la palla, più 9 per Milano, mancano 2:20. Raduliza con l'aiuto molto alto, Scott si butta dentro, poi lo scarico per Moore, palleggio, arresto e tiro del folletto americano, sbaglia, poi non riesce a mantenere l'equilibrio Mbaye e la palla è di Milano. Molto aggressivo Mbaye, ha fatto un salto, ovviamente si è scontrato lui con la gente, andate per terra, i bambini asciugano il campo. Raduliza va via come dovrebbe andare via, non ci vuole un lungo in mezzo all'attacco contro il contropiede. Mentre Sanders, Milano supera la metà campo poi con l'aiuto di Ciarella, palla sotto per Sanders, fallo antisportivo di Scott. Sì, loro protestano. Vediamo qui. Ma perché hanno preso mentre lì andava, deve prendere la palla se fai questo, ok? Sono due tiri liberi per... Sì, non hanno avuto Sanders. Esitazione con questi gli arbitri. Sbaglia però il libero Rakim Sanders, 12 punti per lui questa sera. Primo errore della lunetta nel primo tempo, questo è il secondo. Adesso va a realizzare 1 su 2, 92-82. Sanders esce Fontecchio per Sanders. In campo. L'applauso del forum. Oh, qualche errore di troppo per Rakim, però anche qualche cosa molto positivo proprio nel creare questa situazione. Simon per Ciarella che mette il piede sulla linea laterale. Bruno veramente doveva avere molto più presenza di mente. In questo caso una distrazione offensiva del numero 30 biancorosso. Bruno molto importante nella economia della squadra. Moore spara davanti a Raduliza, non ha per niente paura il numero 11 brindisino, tanto Simon va da Hickman che Hickman gioca con il tempo. Ciarella per Raduliza, ancora un po' di torello in questo caso per l'Olimpia, vediamo se Hickman la chiude depositando al ferro il più 12. Buona lettura, buon controllo di corpo. Oh, palla deviata, quasi recupero di Milano, ma anzi sì, è recupero di Milano perché Raduliza è riuscito a tirare il pallone contro Carter. Esatto, molto bravo Raduliza, molto presente di mente, più 12, 1 minuto e 23 dalla fine, si può dire il frigorifero. Eh sì, qui abbiamo iniziato a mettere le portate in frigorifero, vediamo con il pallone perso, in questo caso Scott corre a tutto campo fino in fondo, la stoppata di Hickman, più 12, 69 secondi al termine. Direi che in questo momento l'Olimpia è davvero un passo da trovare la undicesima vittoria in campionato su 12 partite. Molto sofferta, come abbiamo detto. Brindisi ha fatto dei progressi dall'inizio dell'anno, che okay? Una squadra vera adesso, la squadra dei Meo Sacchetti, e loro faranno i playoff assolutamente. Carter spara da 7 metri, non c'è più niente da fare ormai in questa gara. Un minuto da giocare e 12 punti Freezer. Milano ritorna al successo, importante per mantenere il primo posto in classifica, più 4 sulle inseguitrici. Adesso il fallo su Fontecchio, sarà lui a fare due tiri liberi. Voilà. Adesso Cincerini forse entra in campo per Ricky Hickman. Ah, però bisogna dire questo qui, Brindisi mi ha fatto, non so per te Sandro, una buona impressione, ok? Una squadra che ha impegnato Milano fino a, non so, gli ultimi 4 minuti della partita, 3 minuti, quindi ha fatto una buona impressione questa sera. Se loro continuano a giocare così e migliorare ulteriormente, possono anche piazzarsi molto bene in campionato. Fontecchio piazza il primo. Infatti il meno 13 adesso per Brindisi, un po'
eccessivo. Sì, sì, stavo dicendo la stessa cosa, coach, è un po' ingeneroso perché bisogna rendere merito alla Enel che ha messo in difficoltà l'Olimpia, ha fatto una grande partita. Carter contro Pascolo, adesso va a realizzare Cardillo e sta un po' gestendo anche le risorse, le energie, coach Repesa, perché lo ricordiamo, questa è un'altra settimana da due gare di Eurolega nello spazio di tre giorni. Cerella, pallone perso con Cardillo. Scott vuole attaccare, va fino in fondo proprio contro Cerella. Il tiro di Scott sbaglia, rimbalzo di Brunito, che comunque bisogna rendere merito, non sarà stato solo merito suo, ma ha invertito la tendenza della partita. Chiedimi l'MVP della partita, chiedimi. Coach, MVP della partita? Bruno Cerella. Perché non solo ha difeso sul suo uomo, non so neanche se abbia segnato un punto, forse non ha segnato, non ha segnato, coach, MVP, ma non ha fatto neanche un tiro, tra l'altro, ma non solo ha giocato individualmente alla grande sul suo uomo, ma ha obbligato praticamente i compagni di squadra a mettersi a pari, ha tolto il gioco proprio da Brindisi, eliminando Moore dell'equazione, della situazione. Ultimi 16 secondi più 13 Milano, 97 punti, 97-84. Scott per Cardillo che realizza ancora, finisce a 9 così. Secondi dal termine, finisce qui. Milano mantiene il suo primo posto in classifica, arriva anche un fallo, quindi Cinciarini, Andrea Lunetta con e Cinciarini anche lui ha da dire a Mbaye. Quinto fallo per Mbaye, entra sgobba. Cincia non sa perdere, due punti in freezer, ok, ultimi 5 secondi della partita, 97-86. 97-86, occasione per Cinciarini dalla lunetta, 98esimo punto, e in attacco comunque l'Olimpia si conferma una macchina infernale, proprio in occasione sciupata. Se loro riescono a eliminare queste macchie qui, finisce 99-86 secondo me. Carter tira da metà campo, non realizza. 99-86 per l'Olimpia. Miglior realizzatore Crudo Simon con 19 punti, dall'altra parte 19 anche per Carter. È davvero tutto per quest'ultima gara di campionato prima del Natale. Ricordiamo 21 in casa contro il Panathinaikos, 23 a Barcellona. Per quel che riguarda la Serie A è davvero tutto prima di Natale. E allora da Sandro Pugliese e da coach Dan Peterson un prezioso augurio di buon Natale a tutti!